Ciao a tutti, oggi finalmente torno con una videorecensione perché ho finito di leggere finalmente Iperversum, il Cavaliere del Tempo di Cecilia Randa, il terzo capitolo della trilogia Iperversum. Allora, per sapere di cosa parlano i primi due, la trama in generale, insomma, vi basta cliccare qui intorno a me per accedere alle videorecensioni dei primi due libri. Allora, che dire? Mi sono commossa molto alla fine di questa storia e nonostante io non ami le cose che vadano troppo per le lunghe, mi dispiace che non ci sia un seguito. Dunque, trama in generale, a grandi linee. Daniel non riesce più ad essere catapultato nel Medioevo tramite Iperversum per qualche strana ragione, quindi i due amici Ian e Daniel si ritrovano separati. Però un giorno Daniel riceve un'email firmata Falco d'Argento, che era il soprannome, diciamo, con cui Ian si faceva chiamare, era chiamato nel Medioevo, il che è abbastanza misterioso. Vabbè, insomma, in qualche modo Daniel riesce a tornare e praticamente si scopre che è tutto collegato a Ian, cioè Daniel è l'unico che ha la connessione. Però Ian, insomma, serve Ian per poter effettuare il passaggio tra i due mondi. Poi, diciamo, nel Medioevo questa volta abbiamo a che fare con un nuovo nemico, un crociato, che si inimica Ian, insomma, si trovano ad avere dei diverbi perché questo crociato utilizza la fede, la croce, per giustificare tutte le sue malefatte, i suoi omicidi, i suoi roghi, che poi fa sempre per arricchirsi, insomma, sono tutto fuorché motivi religiosi. Per questo si ritrova a combattere con Ian, che insomma ha un cuore generoso ed è sempre pronto a difendere gli altri. Quindi il nemico di questa storia, di questo libro, è questo crociato, Gant. Questa è la trama generale, insomma, non voglio dirvi troppo. Allora, che dire? Anche in questo libro Cecilia Randa riesce ad essere, a rendere il tutto avvincente e accattivante, a farti proprio catapultare tra le pagine di questo libro e nella storia. Cioè io ogni volta che apro uno dei capitoli di Iperversum mi sembra di proprio allontanarmi dalla realtà, cioè sono del tutto risucchiata, il tempo passa velocissimo e soprattutto i personaggi, ci si affeziona particolarmente ai personaggi, cioè Daniel e Ian sono fantastici, Ian per il suo coraggio e il suo cuore tenero e Daniel per la sua tenerezza, ma anche per lo stesso coraggio e lo stesso ardimento di Ian. In questo capitolo vediamo un cambiamento psicologico, se nel 2 abbiamo visto un cambiamento psicologico per quanto riguarda una crescita per quanto riguarda Daniel, qui vediamo un cambiamento rispetto ad Ian, che lo vediamo proprio trasformarsi in un uomo medievale, in un vero cavaliere, allontanarsi sempre più dallo Ian moderno. Poi in questo libro, in questo capitolo rispetto agli altri, ha un'atmosfera un po' diversa, è piuttosto... c'è molto più mistero, cioè se negli altri capitoli un po' ti aspettavi cosa poteva accadere, nel senso degli amici si ritrovano catapultati nel Medioevo, cosa accade? Sicuramente non riescono a tornare, la connessione non si attiva più, insomma, questo è abbastanza logico. Invece qui tutto ciò che accade, sin dalle prime pagine, non sappiamo, non abbiamo idea di cosa può accadere, cioè non ce l'aspettiamo. E poi c'è un'atmosfera particolare in questo libro, è pervaso proprio da un'atmosfera molto più misteriosa. E la cosa bella è che se gli altri due sono nel 99% ambientati nel Medioevo, questo qui invece Cecilia ci diverte a farci fare dei salti proprio nel tempo anche a noi, cioè ci ritroviamo a volte nel Medioevo, a volte nell'epoca moderna, ed è molto bella questa cosa, insomma. E che dire? Il finale è commovente, non vi dico se commovente in negativo o se commovente in positivo, non vi dico nulla, però bello, meritano tutti e tre, cioè, il primo resterà sempre nel mio cuore, cioè
primo è il più bello dei tre proprio per l'originalità della trama, dell'idea, insomma, perché è bello vedere proprio questi personaggi moderni che si ritrovano così spaesati, così impauriti in questo mondo crudele e spietato che è quello medievale. Però anche gli altri due sono bellissimi, ognuno a modo loro, e questo terzo, come vi ho detto, ha un'atmosfera particolare, è un po' diverso dagli altri due, forse anche un po' più maturo, e infatti anche i protagonisti sono più grandi, diciamo che nell'arco di tre libri passano diversi anni. Che dire, scusate se non vi dico di più, ma non vi voglio spoilerare, comunque è da leggere, io vi sfido a non affezionarvi, a non amare i due personaggi, i protagonisti principali, Ian e Daniel. Spero di non essere risultata troppo confusa, però è difficile fare la recensione di un libro che si collega ad altri due prima senza farvi troppi spoiler. Però io quello che vi posso dire è che se vi piace il genere fantasy storico, che non potete non leggerlo, vi giuro, non è pesante, scorre che è una meraviglia, è emozionante, scorrevole, cattura. E niente, lo dovete leggere. Mi dispiace, come ho detto, che non ci sia un seguito, però purtroppo l'autrice ha già detto che non ci sarà nessun seguito e che farà riposare i suoi personaggi. Comunque Ian e Daniel resteranno per sempre nel mio cuore. Spero con queste recensioni di avervi fatto venire voglia di leggere questa trilogia anche a voi. Vi giuro che ne vale la pena, soprattutto se vi piace il genere. Che dire, ci vediamo alla prossima video recensione o video tag o video sempre con cose inerenti ai libri. Vi ricordo, se il video vi piace, se le mie recensioni vi piacciono, di iscrivervi al canale, di mettere mi piace sotto al video, ovviamente di commentare, mi fa sempre piacere rispondervi, come sapete vi rispondo con molta velocità. E se vi va, fate un salto sul mio canale di cucina, Le dolcezze di Vicky, vi lascio ovviamente il link nel box informazioni qui intorno. Ah, e ovviamente c'è anche il mio gruppo Facebook per quanto riguarda che libro mi consigli, si chiama proprio così come il mio canale, ed è un gruppo proprio per voi, cioè potete pubblicare, postare, chiacchierare, insomma quello che volete. Ok, alla prossima, un bacione, ciao!